Che situazione ha trovato? La signora mi ha dato le bollette. Nel senso che paga il riscaldamento che non ha da 2 mesi e paga 240 euro di luce perché deve usare il condizionatore al posto dei termosifoni. È una situazione molto diffusa a Roma. Che no, ma mi ha detto che c'è gente che sta peggio, infatti adesso sì. Andiamo a vedere che c'è. Sì. Poi pagano loro tutte le manutenzioni, lampadine, citofoni, portoni, finestre, non è normale perché uno paga le spese condominiali. Poi la signora mi ha dato tutte le bollette perché ci tiene a far capire che loro pagano, però per un servizio che non hanno. Quindi non è un'inadempienza dell'inquilino? No, no, anzi... Paga 80 euro per un riscaldamento che non ha e quindi e paga un 240, mi ha dato tutte le 241 bollette. 241 euro. Molto precisa. 241 euro per la luce, perché ovviamente se non funziona il calorifero, il caldo ce l'ha azionando il condizionatore, però costa. Al Comune di Roma mi sembra una situazione piuttosto diffusa. No, ma ha detto che sono alcune migliaia di persone che sono al freddo, quindi adesso non riesco a girare migliaia, però noi come sempre documentiamo, scriviamo, sollecitiamo, però i marciapiedi, i cornicioni, i tetti, i garage, le infiltrazioni, il bagno, l'ascensore. Ci sono disabili. La conquista di Roma parte dalle periferie? No, parte dal riscaldamento.